Simone Galipò, l'arbitro dell'incontro di Firenze, chiede e ottiene l'ok dai collaboratori, fischietto in bocca e inizia Modena-Reggiana. Cigagna, va alle traversone, molto lungo, stacca di testa, Zamparo vola, Piras a mettere in calcio d'angolo dopo 5 minuti, la prima occasione, il colpo di testa di Zamparo, eccolo lì, Piras s'allunga, Zamparo di testa, segna solo Zamparo, è vero, perché con 6 gol abbiamo Pons, Tebardeggia, attenzione a Sansovini, fermato il pallone, arriva a Pettarin, ci salviamo con un intervento non preciso di Rossi, ma c'era la posizione irregolare, quindi il tutto vanificato. Sul tiro di Pettarin, Sansovini era in fuorigioco, però Cigagna aveva fatto un grande salvataggio. Staiti, bravo. Il tiro verso la porta, pallone che sorvola la traversa. Il traversone di Sansovini, che pericolo questo, poi Rozio di testa che mette in calcio d'angolo, pallone pericolosissimo, il Modena con Zanoni che converge, mette un pallone per Rabio all'indietro, l'inserimento di Bellini, buona questa azione da parte del Modena, il tiro cross, salta, salva, tiro gol di Ferrario. Salvataggio prima di Rossi e poi Ferrario mette dentro. Brutta cosa. 22esimo minuto. Voglio rivedere. Ci siamo salvati. Allora il traversone di Bellini. Lo andiamo a rivedere. Colpo di testa di Spanò. Ferrario ribatte Rossi. Ancora Ferrario e il pallone è dentro. 22esimo minuto. Ecco, finalmente Cavagna e anche Casanova arriva sulla tre quarti. L'1-2 con Staiti, no, Staiti Casanova, cerca l'azione, bello questo pallone per Pastore, il cui pallone viene messo in mezzo, risponde Piras. Questa era un'occasione da gol per la Reggiana, 35esimo minuto. Questo cross di Pastore. Cavagna va a mettere in mezzo questo pallone, lo mette fuori perna, prova la botta al volo Staiti con il pallone che si spegne sul fondo, 41esimo minuto. Finisce in fallo laterale, ma l'arbitro dice che può bastare. Il Modena è avanti per una rete a zero al termine dei primi 45 minuti, il gol di Ferrario al 22esimo minuto. Modena-Reggiana in campo per il secondo tempo, via in questo istante. Pastore perde questo pallone, Rabiu, se ne va Rabiu, limite dell'area di rigore, Ferrario, la fucilata, pallone sul fondo. Pettarin, applausi per il Modena, Sansovini, gol, fucilata di Sansovini ed è 2-0, quarto minuto, Sansovini. Staiti, bello questo intervento su Staiti, parte Calamai, lo insegue Zamparo, attenzione a Ferrario, un po' decentrato, Rozio, Ferrario, il tiro, 3-0, signori, tanto di cappello. Grande gol, eh? Grande gol. 3-0. Punizione giusto centrale, la punizione di Dammacco, bella, violenta, ma Bran, buon lavoro questa volta, c'era fallo giustamente, lascia correre, Zamparo in posizione regolare, Zamparo in area, il tiro addosso a Piras, si aspetta il fischio dell'arbitro, eccolo. Alvitrez verso la porta, molto lungo, c'è il gol di Zamparo. Sì. Gol di Zamparo. Zamparo ancora lui, dice, caro Ferrario, come vedi, ci sono anch'io. Sulla punizione di Alvitrez. Lunga. Mamma mia, lo fa passare tra palo e portiere. 39esimo minuto. Calcio di punizione, palla in mezzo, Ferrario gol, fuori gioco netto di Ferrario.
Cigagna. Siamo già al 46esimo minuto con Reggiana che prova ad attaccare con Cozzari. C'è il taglio di Ponsat, non lo serve. Zamparo, avanza Zamparo, Zamparo ancora, entra in area, prova il tiro, palo! Palo di Zamparo, Staiti sopra la traversa. Ah, se andava dentro quello di Zamparo c'era da ridere. Il lancio lungo di Rozio, esce Perna con sicurezza, con il petto, mette giù il pallone, ci prova Rabiu. L'1-2 con Ferrario, Bran recupera Rabiu, va a mettere in mezzo e c'è il gol del 4-1. Gol del 4-1 ad opera di Baldazzi. Gol di Baldazzi al 49esimo minuto. Baldazzi, perdiamo un pallone sulla sinistra con banalmente con Bran e Rabiu, è bravo a mettere in mezzo. Baldazzi è bravo a finalizzare. Finisce qua, finisce qua con il fischio del signor Simone Galippo di Firenze.